Patrizia Ravaioli, direttrice generale di Forma SPA, che è qui collegata con noi. La ringrazio della pazienza perché lei è finita in coda a questo primo giro di interventi, sappiamo che gli ultimi possono essere i primi tranquillamente, e cercare di capire un po' meglio, entrando dentro questa dinamica, siccome è stato già accennato, credo, da diversi tra i nostri intervenuti oggi, il tema di chi prende le decisioni e come queste decisioni vengono prese, quanto sono diciamo collegabili a un algoritmo, quanto da funzioni umane. Abbiamo visto prima che certamente, come avevamo imparato con i computer secoli fa, dipende molto da quello che si mette dentro. Ma se possiamo affrontare questo tema, Patrizia, grazie. Grazie a voi dell'invito qui oggi, e ringrazio anche Carlo Mochi che mi ha alzato la palla, ma lui non sa quanto me l'ha alzata, perché anch'io avevo provato a ragionare in termini di parole chiave e avevo trovato la prima proprio coraggio, consapevolezza e umanità. Perché? Perché bisogna andare avanti ovviamente nell'innovazione, però bisogna anche essere molto consapevoli e non perdere mai l'umanità, che essendo il direttore generale di Croce Rossa, come dire, porta in me come un marchio sulla pelle. Allora, per quanto riguarda la possibilità di utilizzo nella pubblica amministrazione, come diceva il dottor Bevilacqua, c'è un tema molto importante della capacità di prendere decisioni. Noi lo stiamo facendo con Formes, lo stiamo facendo insieme al Dipartimento della Funzione Pubblica, in particolare lo stiamo facendo nell'ambito del portale per il reclutamento per la PA, che è una grande innovazione in termini di digitalizzazione per quanto riguarda la possibilità della macchina di andare a definire i concorsi. Lo facciamo per quanto riguarda Linea Amica, che è una, come dire, un'intuizione del 2009 di Brunetta, che vuole realizzare col Formes, che oggi è stata fatta tutto in digitale con dei chatbot e quindi con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, mentre 12 anni fa, perché dal 2009 appunto lo si faceva con un call center pieno di persone. E lo facciamo con sempre il Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso l'attività di formazione digitale. Ma il tema cruciale della giornata di oggi è il rapporto, non tanto di Formes in specifico, ma in generale della pubblica amministrazione con l'intelligenza artificiale. Allora, io vi voglio parlare di una sentenza del Consiglio di Stato di qualche anno fa, del 19, ma che comunque è stata riconfermata in numerose sentenze successive, anche recentissime, e quindi è più che mai attuale. Cioè, quando c'è stato il processo di ricollocazione, il famoso concorsone degli insegnanti appunto nel 2018, per la ricollocazione appunto si usò un algoritmo, e l'algoritmo andava a definire, in base a tutta una serie di parametri e di dati che, come dicevamo prima, erano stati inseriti, la collocazione degli insegnanti. Venne fatta opposizione al TAR. Il TAR Lazio decise che il processo di assegnazione dei docenti era illegittimo, perché mortificava il criterio meritocratico, e in particolare c'era l'assenza del funzionario che doveva andare a valutare singole situazioni. Quindi l'elemento umano mancava. La sentenza del Consiglio di Stato, che intervenne successivamente all'opposizione della sentenza TAR, fu secondo me importantissima, e lo sarà anche nel futuro, proprio perché si disse che il fatto che non ci fosse l'elemento umano non solo era un limite, ma era assolutamente un vantaggio, perché garantiva maggiore possibilità di non avere dei bias. Cioè, loro dicevano, il fatto che non ci sia l'elemento umano, ve lo leggo specificatamente, consente alla procedura di essere al riparo da interferenze dovute eventualmente anche a delle negligenze o addirittura al dolo del funzionario. Tuttavia, quella sentenza diceva un aspetto fondamentale, cioè diceva: noi dobbiamo da una parte non avere alcuna discrezionalità da parte del funzionario pubblico, ma dobbiamo assolutamente avere trasparenza e pubblicità dell'algoritmo. Quindi alla fine accoglieva il ricorso dicendo: lo accolgo, ma non perché non c'è l'elemento umano, che invece è un vantaggio della procedura, ma bensì perché non è stato reso pubblico l'algoritmo. È la cosa un po' di cui parlava prima la dottoressa Bartolini,
bisogni, cioè la trasparenza. E quindi la sentenza diceva che bisogna assolutamente che sia pubblico l'algoritmo, che ci vengano fatti costanti test e aggiornamenti dell'algoritmo. Non si può lasciare alcuno spazio discrezionale al funzionario amministrativo, al dirigente, e bisogna contemplare la possibilità che sia il giudice poi a svolgere per la prima volta sul piano umano le eventuali valutazioni e accertamenti. Ora, tutto questo ci inquieta alquanto, perché lo comprendiamo, però se poi dopo il modo in cui io vado a programmare l'algoritmo non è corretto, capiamo bene che può essere esplosiva la conseguenza. Vi faccio un esempio per alleggerire un po' il tema. Forse qualcuno di voi hanno visto il film, alcuni di voi hanno visto il film di Ken Loach, Io Daniel Blake, dove risponde ad un rispondetore automatico questo signore che chiede la pensione e non riesce ad ottenerla perché non è programmato per fare una domanda specifica, che è la domanda se lui abbia un problema al cuore, perché per avere la pensione chiede alzare la mano, alzare il braccio, può fare tutta una serie di cose, lui le può fare, ma la domanda per cui lui può ottenere la pensione non viene fatta, non è programmato l'algoritmo per farlo, e quindi lui morirà senza avere la pensione. Ma, e chiudo, tutto questo ci pone davanti ad un tema che è un tema come dire annoso da parte della pubblica amministrazione, cioè la difficoltà di assumersi a volte una responsabilità in termini di discrezionalità amministrativa. Quindi la fuga nell'algoritmo, la fuga nell'intelligenza artificiale da parte della pubblica amministrazione potrebbe essere una modalità pericolosissima di come dire, togliere dalla dirigente la responsabilità della scelta discrezionale amministrativa. Dall'altra parte, un altro rischio che sicuramente dovremo andare a affrontare nel futuro è quello della conoscibilità dell'algoritmo, perché noi adesso stiamo parlando di algoritmi, io non sono un esperto in materia, ma me l'hanno molto bene spiegato, che sono sostanzialmente stabili, ma man mano che va avanti il machine learning, cioè gli algoritmi cambiano molto velocemente, quindi non è possibile conoscerli in tempo reale. E se non è possibile conoscerli in tempo reale, come è possibile renderli conoscibili al cittadino utente che vedrà prese delle decisioni sulla sua persona in funzione di quegli algoritmi? Allora, il tema diventa veramente molto molto complesso. Allora, andiamo avanti con coraggio, con entusiasmo verso l'intelligenza artificiale, perché non possiamo fare assolutamente diversamente, ma prendiamoci anche l'onere di prendere tutte le decisioni necessarie come dirigenti pubblici e come responsabili della cosa pubblica, perché come diceva Roosevelt, nel momento della decisione la cosa migliore che puoi fare è fare la decisione giusta, la seconda cosa migliore che puoi fare è fare la cosa sbagliata, mentre la cosa peggiore che puoi fare è non fare nulla. Quindi andiamo avanti con l'intelligenza artificiale, ma facciamo la cosa giusta. E, torniamo e chiudiamo con Patrizia Ravaioli. Chiederei qualche elemento che riguarda proprio la capacità di formazione, di autoformazione all'interno della pubblica amministrazione. Come sulla base della sua esperienza, che cosa ci può dire di questo? Cioè, quanto c'è, abbiamo visto che per certi versi c'è pochissima sensibilità, però c'è anche il bisogno, come dire, di accompagnare generazioni che sono state fuori dalla tecnologia e farsi aiutare in questo percorso. Come all'interno della sua responsabilità, che cosa ci può dire in proposito? So che ha poco tempo, però... No, ma è una battuta. Devo dire che la domanda giusta nel momento giusto della storia, cioè in questo momento il ministro Brunetta sta facendo un investimento davvero straordinario proprio nella formazione digitale della PA. È un programma straordinario che sta portando avanti anche con Formez, in parte con Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione, con i maggiori player nazionali e internazionali, quindi sicuramente avremo un grandissimo salto avanti, oltre al fatto che stanno entrando per la prima volta nella pubblica amministrazione nuove risorse, quindi avremo un abbassamento medio dell'età molto molto significativo al termine di questo percorso. Come sapete, sono stati sbloccati tutti i concorsi pubblici. L'anno scorso, come Formez, abbiamo gestito 1 milione di candidati, 1 milione, quest'anno probabilmente sarà il doppio. Quindi da questo punto di vista la formazione è essenziale, ma chiudo
La formazione va fatta anche alle persone e laddove non è possibile arrivarci, perché tantissimi anziani non sono in grado di sostenere dei percorsi di formazione, bisogna prevedere dei centri, dei punti in cui possano andare a confrontarsi, avere un essere umano con cui loro possono parlare. Non possiamo pretendere che un ottantenne, mia madre ha 90 anni, che mia madre usi lo SPID, non lo userà mai, deve avere una delle figlie che va lì e gli fa usare lo SPID. Però se non ha 4 figlie come mia madre, non è così fortunata e prolifica, allora deve avere un sistema pubblico che l'aiuta. Bene, grazie. E si porrà il problema, ma questo lo faremo magari in un altro giro, di chi forma i formatori. Qualche idea è venuta fuori anche nel corso di questo panel. Ringrazio tutti, ringrazio chi è in remoto, chi è presente, e un applauso per chi ci ha aiutato.